Daisy, lui è Daisy e io sono Bo, il mago. Siete pronti a partire? I vestiti scomparsi. Oh, ah, ah. Amici miei, che bello vedervi di nuovo! Guardate qui! Tutti i miei vestiti sono spariti! Non c'è nemmeno una camicia, un calzino o un cappello! Ma dove sono finiti? C'è soltanto una persona che può saperlo. Il mago! Ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire. Volete aiutarmi? Vi va! Grazie mille, amici miei! Ma vi avverto, bisogna impegnarsi molto per riuscirci. Dobbiamo entrare nella nostra bozona. Sì! Coraggio, amici miei! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere. Spostate quei giocattoli e tutto il resto, così entreremo in azione presto presto! Create la vostra bozona! Noi siamo quasi pronti! Ecco! Finalmente siamo pronti a far apparire il mago! Mettetevi al centro della vostra bozona! Puntate il dito in aria, così... Adesso ruotatelo per benino. Continuate a ruotarlo. Veloce, veloce, più veloce. Quando insieme a me vi muovete, energia mi date. E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate. Funziona! Mi state davvero aiutando. La vostra energia sto sentendo. Ora con l'altra mano. Ruotate, ruotate, ruotate. Il mago sta per arrivare. Massima Bo-potenza! Il mago! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, Daisy e Bo! Non ditemelo, non ditemelo! Sono scomparsi i vestiti! Il mago sa tutto! Tu sai dirci chi li ha presi? Fatemi vedere! Aha! È stato il signor Non Mi Sta Bene! Il signor Non Mi Sta Bene? Che strano nome! Hai ragione! Vedi, il signor Non Mi Sta Bene è una strana creatura con la testa a pannocchia e i piedi di verdura! Ha la pancia a forma di zucca e braccia come fusilli, quindi a lui non si adattano né vestiti né gingilli. Per provarli prende vestiti in ogni dove e non smetterà finché non troverà quel che vuole. Potrebbe prendere tutti i vestiti del mondo prima di trovare qualcosa che gli stia bene. E che cosa indosseranno le persone? Saremo tutti... nudi! C'è soltanto una cosa da fare. Trovare il signor Non Mi Sta Bene e cercare di salvare i vestiti di tutto il mondo. Per trovare il signor Non Mi Sta Bene dovete entrare nella camera delle porte. La camera delle porte. Aprire 3 porte, non una di più. Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate. Ecco, guardate. I
Il signor non mi sta bene. Trovate quelle tre porte e troverete il signor non mi sta bene. Grazie mille, mago. È stato un piacere. Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione. Quindi bisogna trovare tre porte. Per far apparire la prima porta dobbiamo correre sul posto. Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a tre, poi correte con me. Uno, due, tre, via! La camera delle porte! Coraggio, amici miei! Muovetevi veloci oppure lenti, ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare o camminare, ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurendo la mia energia! Correte con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date e il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima Bo-potenza! Forza, amici miei! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici! Siamo arrivati alla prima porta! Guarda! Un guanto! Ci saranno dei guanti lì dentro. Se il signor non mi sta bene, non li ha già presi. È chiusa. Ci occorre la chiave. Una chiave volante. Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete, come una torre. Mettetevi sulle punte dei piedi. Allungatevi. Se ci allungheremo, la chiave prenderemo. Più in alto che possiamo, su le braccia tendiamo. E saltiamo. Chiave presa. Ottimo lavoro, amici miei. Oltrepassiamo la porta del guanto. Coraggio, amici! Oh! Ci sono moltissimi guanti! Per caso vedete la prossima porta? Eccola! Non è molto lontana. Andiamo! Ehi! Perché questi guanti non ci fanno passare? Benvenuti alla montagna di guanti, dove troverete dei gattini che hanno bisogno del vostro aiuto. Gattini? Oh! Quei gattini! I tre gattini, i loro guanti rosa, hanno perduto e questo a loro è veramente dispiaciuto. Quando i guanti rosa dei tre poveri gattini riuscirete a trovare, la montagna vi lascerà passare. Ma come faremo a trovare i guanti rosa dei tre gattini in una montagna intera di guanti? Per trovare i guanti rosa dovrete imitare un animale. Imitare un animale? Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per scavare un tunnel nella montagna di guanti e trovare i guantini rosa? Un coniglio che saltella? Una marmotta che scava? O un elefante che calpesta? Una marmotta che scava? Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Per trovare i guantini rosa dobbiamo scavare, scavare, scavare come tante marmotte! Io comincio a scavare. Daisy è davvero veloce. Forza, diventiamo tutti delle marmotte.
Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a tre. Poi fate come me. Uno, due, tre... Via! Piegate le ginocchia e con le mani rovistate. Prima o poi i guantini rosa trovate. Scavate, scavate, spostate ogni cosa. Riportiamo ai gattini i loro guantini rosa. Eccone uno! Ottimo lavoro, Daisy! Ne ho trovato uno anch'io! Ne mancano ancora altri quattro. Scavate, scavate, scavate in profondità! Prima o poi il guantino ci apparirà! Continuate a scavare! Oh oh! Mi serve altra energia! Scavate con me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Sì! Un altro paio! Ora ne mancano solamente due! Scavate, 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 amici miei! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima boh potenza! Ci siamo quasi, amici! Scavate ancora un po'! Sì! Abbiamo trovato tutti i guantini rosa! Eh? Grazie, grazie! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo superato la montagna dei guanti! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Forza, amici! Ballate con noi! Davvero un bel ballo, amici! La seconda porta! Un barboncino vestito strano. Andiamo! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante. Oh! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Alti come una montagna! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo! Sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Sì! Presa! Grazie, amici! Oh, oltrepassiamo la porta del barboncino! Wow! Coraggio! Ehi là! C'è nessuno in casa? Sembra che qualcuno stia preparando uno spettacolo! Ma chi? Per caso vedete l'ultima porta? Guarda! Eccola là! Credo proprio che sarà super facile! Andiamo! Dobbiamo entrare in azione! I barboncini! Una sfilata di barboncini! Tutti vestiti! Perché questi barboncini non ci lasciano passare? Benvenuti alla sfilata di moda dei soffici barboncini! Laggiù dovete andare, ma ai barboncini dovete prima comunicare se avete gradito la loro sfilata per poi poter passare! E cosa dobbiamo fare? Per mostrare ai barboncini se gradite la loro sfilata, dovrete imitare un animale! Imitare un animale? Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Quale animale dovremmo imitare per far sapere ai barboncini che ci piace la loro sfilata? Una scimmia che si arrampica?
Un serpente che striscia? O una foca che applaude? Una foca che applaude? Ottima scelta! Per dimostrare ai soffici barboncini che ci piace il loro spettacolo, dobbiamo battere e battere le mani come fanno le foche. Bel vestito! Daisy si comporta già come una foca. Diventiamo tutti delle foche. Siete nella vostra bozzona? Bene! Conto fino a tre. Poi battete le mani con me. Uno, due, tre, via! Battete in su! Battete in giù! Applaudite questi barboncini sempre di più! Forza, battete le mani! Oh oh! Ho poca energia! Amici, ho bisogno che voi applaudiate con me! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Battete le mani, amici miei! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima Boh Potenza! Applaudite, applaudite, applaudite con noi! Battete ancora le mani, amici miei! Applaudite, applaudite, applaudite! Arrivederci, barboncini! Grazie dello spettacolo! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo superato la sfilata di moda dei soffici barboncini! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Boh, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Coraggio, scatenatevi, amici! Siete bravissimi a ballare, amici! Wow! Quel cappello ha cambiato misura per adattarsi alla tua testa! È un cappello adatto a tutti! Sarà meglio tenerlo da parte, Daisy, non si sa mai! Potrebbe tornarci utile più tardi, sai? La terza porta! Il signor non mi sta bene! Non è chiusa! Già! Coraggio, amici! È giunta l'ora di salvare tutti i vestiti di questo mondo! Wow! Guarda quanti vestiti! Ehi! Il mio maglione preferito! Guarda! Il signor non mi sta bene! Sta provando dei vestiti, ma non gli sta bene niente! Se solo il signor non mi sta bene potesse trovare qualcosa! Una cosa che gli stesse bene e smetterebbe di prendere i vestiti degli altri! Questo! Per favore, Daisy, non riesco a pensare se mi sventoli il cappello adatto a tutti davanti! Il cappello adatto a tutti! Aspetta un momento! Bravo, draghetto! Sei un vero genio! Il cappello che sta bene a tutti andrà bene anche a lui! Datti da fare! Ehi, signor, non mi sta bene? Provati questo cappello! Credo che finalmente il signor non mi sta bene abbia trovato una cosa adatta a lui. E visse vestito felice e contento.
Sì, Daisy, sei davvero splendido. Sì. È bello riavere tutti i nostri vestiti. Ci siamo dati davvero molto da fare oggi, amici. Abbiamo finalmente salvato i vestiti di tutto il mondo. Grazie a voi. Siete ancora nella vostra bozzona? Allora facciamo un altro ballo di Bo, il ballo più sfrenato di tutti. Ci siamo riusciti, anche grazie a voi. È ora del ballo di Bo, ballate con noi. Vediamo che ballo sapete fare poi. E ricordate, continuate a muovervi e sempre in azione! No.